Bentornati con le consuete previsioni a cura di MeteoOne. L'aria fredda di origine artica ha raggiunto il Mediterraneo centrale, permettendo lo sviluppo in queste ore di una bassa pressione che, a partire dal Tirreno settentrionale, si sta muovendo verso l'Italia centro-meridionale. Difatti, oggi venerdì 7, questo vortice depressionario apporterà maltempo diffuso su vaste aree del centro-sud Italia, con annesso calo termico delle temperature. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per venerdì 7 ottobre. Il tempo, come vediamo dalla grafica, si presenterà perturbato ovunque sin dal mattino, con fenomeni anche intensi tra Alto Potentino, Materano e Puglia centrale. Altrove precipitazioni di moderata a debole intensità. Dal pomeriggio sera, ad iniziare dalla Basilicata e proseguendo verso est, il maltempo andrà via via migliorando, favorendo cieli stellati durante le ore serali e notturne. Le ultime zone ad essere interessate dalle precipitazioni saranno appunto il Brindisino e l'estremo Salento. Temperature in leggero aumento solo nei valori minimi, ma pur sempre sotto media per il periodo. I venti soffieranno di moderata intensità da ponente sul centro-nord della Puglia e sulla Basilicata, mentre sul Salento al mattino soffieranno ancora dai quadranti meridionali. Invece dalla sera ruoteranno un po' ovunque dai quadranti settentrionali. Per quanto riguarda i mari, avremo che sia lo Ionio che il basso Adriatico risulteranno agitati, mosso invece l'Alto Adriatico. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore che in questa foto ritrae un gruppo di pescatori intenti a svolgere con fierezza e abilità il loro lavoro lungo la banchina del porto di Gallipoli. E ricordate, se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle pagine Facebook di MeteoOne e Teleapula, oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.